Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Anvil Saga, un gioco che uscirà nel corso del 2021. Al momento è disponibile, se non sbaglio, in demo su Steam, quindi non so dirvi il prezzo. Abbiamo i settings, ma ovviamente al momento abbiamo solo il polacco e l'inglese. L'italiano non c'è ancora, ma presumo che in questi giochi sia relativamente importante. Abbiamo il volume, abbiamo il video, siamo in full HD, normale. Possiamo fare la story mode o la sandbox mode, che non è selezionabile, quindi andiamo con la story mode, così ci verrà tutto illustrato. È così, tieni il martello stretto, muovi la tua mano e colpisci il metallo. Insomma, non posso, questo è il padre e il figlio. Non diventerò mai un maestro fabbro come te. Ascolta, quando tua madre e io venimmo in Francia, non avevamo un singolo penny in tasca. Niente, ma fuoco negli occhi e i miei vecchi strumenti. Veramente, non avevate un singolo penny? Non più di una coppia di thalers, che non so cosa siano, ma... Il narratore racconta: questo è Arthur, l'eroe di questa storia e il nostro personaggio principale. Fin dall'infanzia ha aiutato suo padre alla forgia ed era abbastanza bravo in ogni tipo di crafting. Mi perdonerete se dico crafting e non forgiatura o quello che è. Sti gran cazzi. Allora, perché vengo ripreso su ogni singola cosa che dico. Vast o le frecce per muoversi e per zoomare la rotellina del mouse, ovviamente. Arthur, che è il figlio, insomma. Mio figlio. Figlio mio, fai alcuni lingotti alla fornace. Abbiamo molto lavoro da fare oggi. Per completare l'ordine hai bisogno di lingotti. I lingotti sono smeltati dalle ore. Prepara lingotti. Clicca col destro sullo smelter, così Arthur inizierà a fare i lingotti. Ok. Ok. Ah, qua abbiamo le ore. E qua abbiamo i lingotti. E qua abbiamo le barre. No, il legno. Questo è il legno. Ok. Quindi inizia a fare i lingotti. Un pezzo di ore è solitamente buono per un lingotto, quindi uno a uno, ok? E il fabbro smelterà i lingotti uno dopo l'altro fino a che finirà le ore, ok? Eccellente lavoro, figlio. Vai, gira l'insegna e siamo aperti. Clicca col sinistro. Sì, infatti qua vedete che c'è il divieto, qua c'è tutto il villaggio con tutto quello che succede. Ok, giro l'insegna e siamo aperti. Che poi, se andate a vedere su Steam, vedrete che potete costruire di tutto, potete espandere la vostra fucina, quindi è molto figo come concetto. Prendi i loro ordini. Il primo cliente guarda nella finestra degli ordini dove troverai gli item, le risorse richieste per la creazione e la ricompensa. Ok, questo vuole un ferro di cavallo che ci chiede 2 lingotti e ci paga 8, ok? Ok, le persone non vogliono aspettare per sempre, andranno via se la loro pazienza finisce anche prima del completamento dell'ordine. Se un cliente lascia, non riceverai monete o perderai le risorse. Tuttavia il cliente potrebbe perdere rispetto per il tuo banco da lavoro, il tuo negozio, la tua bottega e dire agli altri cose brutte. Clicca sull'anvil per muovere il personaggio e iniziare a forgiare. Ok, iniziamo e forgiamo il ferro di cavallo che lui voleva, ci chiedeva il lingotto, quindi il lingotto lo abbiamo, il cliente è felice e se ne va. Ben fatto, figlio. Guarda, è Finlay. La sua famiglia viene alla fair ogni anno. La giovane donna vicino a lui è sua figlia Olivia. È la mercante della Guascogna. Guascogna, sì. Sì, siamo in Francia qua, quindi. A giudicare dalla sua faccia è felice con le cose che io faccio. Oscar, sei ancora qui? Come sta andando? Grazie per gli strumenti, va tutto bene.
Felice di vederti. Cosa ti porta qui, Finlay? Vorrei ordinare un piccolo gioiello, trinket, un monile, insomma. Una brooch, ormai la mia amata figlia, un brooch, non so cosa sia. Puoi farla? Hai voglia? Ok. Ci chiede tra lingotti li abbiamo, sì. Sì, dai, facciamolo, dai, ci pago 8 monete. A volte dovrai fare una scelta che influenzerà gli eventi della storia. Lo vedremo ora, ok? Ogni opzione ha una chance di successo e fallimento. Studiale attentamente e non sarai in grado di tornare indietro sulle tue scelte. Ok. Il mercante ha ordinato un brooch, quindi un monile, insomma, un pendaglio, lo chiamiamo. Mio padre ha acquistato un gioiello per il barone. Potrei probabilmente usarlo. Però se l'abbiamo comprato per il barone, facciamo un semplice. Abbiamo un 70%, qua abbiamo l'80% e qua facciamo un gioiello falso. No, dai, facciamo. Vedete che qua è contentissima lei, qua ne va in nostro favore e lei potrebbe insospettirsi. No, facciamo semplice. Skill level bonus. Ok, dai, facciamolo semplice. Vai. Poi adesso guardiamo anche l'interfaccia. Papà, è tutto fatto. È gradevole, vero? Fammi vedere. Il lavoro è assolutamente sorprendente. Guarda. Oh mio Dio, che meraviglia! Grazie! Papà, sembra che brilli al sole. Wow, amico mio, sono impressionato. Ti pagherò volentieri un extra. Farai meglio stare pronto perché lo dirò a tutti delle tue incredibili abilità. Il barone è arrivato. Infatti, vedete, se usavo il gioiello era un casino. Il barone è arrivato. Ciao, Blacksmith. Stai ancora lavorando duro? Sì, più o meno. Mio figlio mi aiuta molto. Anche lui è altrettanto bravo. Ah, molto bene per te. Ora, mi faresti un anello? Digli al barone che hai perso il gioiello, quindi qui si incacchia di brutto e ci teniamo il gioiello. Facciamo il gioiello o facciamo un gioiello falso? E qua guadagniamo di più perché ci teniamo il gioiello, però qua è tradotto, non è tradotto, è ancora in polacco, ma va bene. Lo facciamo contento, dai, 80%, successo base 70%, in base alle nostre skill un 5% supplementare e l'equipaggiamento che abbiamo ci dà un altro 5%, quindi facciamo l'80%. Dai, lavora. È figo però, è molto carino. Infatti adesso. Qua è estate. Oh, è finito? È pronto, signore. Eccolo qui. Oh, wow, non male, buon lavoro. Sei bravo. Bravo, bravo. Grazie, avere il lavoro, proprio lavoro apprezzato è molto bello. Sicuro, abbi un buon giorno e un buon tempo al fair, alla bottega, insomma, credo a sto punto voglia dire bottega, fair. Guarda, è tempo di tornare a casa, chiudi il negozio. Chiudere la stall, quindi la bottega, dice ai clienti che nessun nuovo ordine è accettato, ma quelli che stanno aspettando per il loro ordine rimarranno. Premi l'insegna per fermare i clienti. Ok, andiamo figlio. Qua ci sono le abilità, le varie abilità. Papà, che cosa pensi di me e Olivia? Potremmo essere amici. Non siamo come loro, figlio, ma in una famiglia di mercanti. Agrum. Boh, dice della differenza di ricchezza, credo. Mio padre. Ma qua siamo noi che parliamo. Le parole di mio padre non mi hanno sorpreso. L'ineguaglianza si fonda è base delle fondamenta della società di oggi. Tuttavia, il sorriso sincero e gli occhi charmanti del mercante mi fanno. Ah, si è innamorato in sintesi.
Ok. Andiamo a casa. Questa è stata l'ultima che ho visitato la bottega con mio padre. La malattia lo ha colpito forte e in sintesi lui ha trasferito tutto in me prima di morire, presumo. Non ho scelta da fare che essere l'orgoglio di mio padre e diventare un eccellente apprendista. Hai una piccola casa e una forgia a tua disposizione. Non è tanto, ma è meglio che iniziare dal nulla. Ok, questa è la nostra casa. Qui è dove comincia la sua strada per la gloria, salute e l'amore per le donne inizia. Ma tutte queste bugie davanti a te. Vabbè, tieni la forgia. Ok. Va bene, completa 5 ordini. Perfetto, quindi qui siamo noi, nella nostra casa. Diamo un'occhiata, non si può mettere in pausa, sì, così diamo un'occhiata un pochino all'interfaccia. Qua siamo noi, qui abbiamo il Blacksmith Toolkit, scusate. Quindi questo, gli strumenti che andiamo a usare, influenzano la percentuale di riuscita di crafting. Qua abbiamo la vita, qua abbiamo l'energia. Quando possiamo lavorare il giorno, qua abbiamo la sazietà, figo, i soldi, ah no, il tuo salario al giorno, qua l'umore dei dipendenti, ah perché possiamo avere i dipendenti, ok? Qua è il livello di smiting, qui è il livello di... Ah, qua non c'è ancora perché dobbiamo aspettare una nuova versione di gioco. Qua è la skill di mining, fortuna che c'è perché il mining non potrei mai farne meno, e qua il livello di combattimento. Questo è, qui vedremo tutti i personaggi che abbiamo assunto, qua possiamo licenziarli. Qua è il menu di costruzione, che è quello che vi dicevo, potete ammobiliare, potete acquistare nuova furniture, quindi nuove cose. Potete costruire una stanza, quindi andare in su o andare in giù. Fighissimo! Potete cambiare il design, della stanza per incrementare la fama, quindi andare a mettergli un altro tipo di vernice magari. Scegli il tipo di stanza, possiamo scegliere se è un tipo di cucina, living room, invece working non c'è ancora, dobbiamo aggiornare il nostro edificio. Qua abbiamo la demolizione e niente, qui vediamo un po'. No, non ci fa fare nulla, però possiamo espandere anche questa. Ah, possiamo aggiornarla spendendo 150 monete che non abbiamo ancora. Qua abbiamo invece il menu di acquisto, quindi possiamo andare ad acquistare della pietra. Ok, non abbiamo spazio. E qua abbiamo invece il menu di assunzione che non è ancora disponibile. Ok, possiamo iniziare. Via. Andiamo, apriamo la cosa, andiamo qui. Stanno arrivando dei soldati, vediamo se hanno bisogno di noi. O meno, no, stanno passando oltre. No, 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 cosa stai facendo? Ah, vabbè, ma sì, dai, fai un po' di lingotti che non si sa mai. C'è bisogno. Tu hai bisogno di questo. Va bene, dai, te la faccio subito. Vai. Completiamo 5 ordini che è il primo incarico. Sembra già bello ricco, eh? Il gioco non è ancora uscito, però è figo. Intanto noi continuiamo. Ovviamente dovete calibrare bene l'energia che avete, un po' come succede, lo cito sempre, Stardew Valley, perché se passate tutto il giorno a smeltare e poi non avete le energie per lavorare. Ok. Ah, questo è un debito. Ok, faglielo, dai, fagli il lucchetto. Voglio capire se ci paga effettivamente o era un debito che avevamo con lui. Sì, è un debito che avevamo. Ok, dai, ti faccio questo. Vuole una catena lui? Tu vuoi delle Chris? Va bene, te le faccio, non c'è problema. Bene, ti faccio anche questo. Dai. E poi ci mancano dei minerali, dovremmo ordinarli. Perché tra poco finiamo anche i lingotti. Ok, questo vuole delle carisse anche lui. Poi dobbiamo ordinare delle pietre, perché non ne abbiamo più. Però intanto è l'ultimo ordine che dobbiamo fare. Sto finendo le ore ancora. È tempo di scavarne un po'.
Presto o tardi inizierai a espandere la forgia. Costruisci più stanze scavando in profondità della terra. Ogni forgia necessita di un rifornimento costante di pezzi di pietra. Puoi acquistarli dal trader, ma è più efficiente minarli da sé. Scava un po' di cose nella nostra cantina. Per espandere o per gradare la forgia, apri il menu di costruzione con la Q. Sì, ti faccio anche questo. Dagli ultimi lingotti poi chiudo perché non ho più niente. Tanto posso già chiudere perché mi diceva che non mi accettavano nuovi clienti. Ok. Con la Q possiamo costruire... Mannaggia, ma come faccio a... Vedete qua? Ci sono questi che dovrebbero essere le fazioni e la reputazione che abbiamo con ogni singola fazione. Allora, build a room underground. Ok, costruiamo una stanza. Build a room. Come faccio? No. Build a room. Devi andare in casa però? Non lo so, perché non ho chiuso tutto, ma... No. Ah, ok, li ripristiniamo lì. Tieni d'occhio, ok, manda i lavoratori. Ok, no, non mi interessa. Siediti lì. No, non mi costruisce la stanza, perché? Change design. Build furniture. Build a room. Ok, adesso me lo fa fare. Costruiamo qua sotto, 100 monete. Scegli il tipo di soffitto, il tipo di muro, vabbè, fallo così. Ok, abbiamo costruito. Ogni stanza ti prende un po' di tempo. Dovrai aspettare per che il costruttore finisca il suo lavoro, ok. Mannaggia, non abbiamo più niente intanto. Abbiamo bisogno di far soldi però intanto. Sta arrivando sera, siamo in primavera, vediamo se possiamo ordinare dal menu di costruzione. Intanto è arrivato il costruttore che è entrato in casa normalmente come se nulla fosse e sta costruendo. Non ci possiamo muovere come vogliamo, ma dobbiamo per forza cliccare su qualcosa, quindi su un tavolo piuttosto che altre cose. Intanto sta costruendo, quindi aspettiamo, vediamo se possiamo ordinare, come ho detto, 5 di questi. Ne ordiniamo un po', dai. Ok, vediamo quanto tempo ci mettono ad arrivare. Spero questo non mi sfasi il tutorial. Eccolo qua che è arrivato e ci porta la merce. Salve. Posso accelerare un po' il tempo? Così almeno non ci metti 6 ore. Cioè, mi dovete passare tutti dalla casa? Ah, ok, vabbè, mi ha buttato tutto, posso magari iniziare ad andare a fare qualcosa? No? Ok, eccellente. Ora scegli il tipo di nuova stanza. Ogni stanza ha una funzione e chiede mobilio specifico. Una stanza che non ha nessuna funzione rimane inattiva. Un punto esclamativo ti notificherà questo. Premi il tipo di il punto esclamativo e scegli il tipo di stanza. Devo farci una miniera? Sì. È un po' così, un po' strano, perché uno si mette sotto la città a scavare, di solito si fa fuori città, vabbè. Mina. Vai. Quindi? Va bene. Esci. Posso farla? Workbench. Ah, basement. Permette ai tuoi lavoratori di raccogliere ore. Invece costa 50, lo piazziamo lì. Ok. Ah, un crate anche mi serve. Perfetto. Quindi prendiamo anche un crate, che dovrebbe essere questo. Crate non è tradotto, ma presumo proprio di sì. Sì, infatti, crate. Va bene, abbiamo piazzato tutto, quindi... Siamo da giù, andiamo a lavorare. È notte però, abbiamo ancora una buona energia, però direi che a questo punto... No dai, facciamo un po' di straordinario, nel senso che iniziamo a scavare un po' sotto casa, perché così ci facciamo delle rocce. Un po' le abbiamo comprate, abbiamo speso 27 monete, però sarebbe meglio farcene un po'. Vediamo quante ce ne vengono su con una scavata. Vediamo. Ok, con molta calma le porta lì e tre, insomma, vabbè,
dai, facciamo così. Adesso, vedete, qua ci sono il numero di lavoratori massimo. Potrei assumere un lavoratore e mandarlo a scavare. Comunque, adesso direi che il momento è giusto per andare a dormire e ripristinare l'energia in vista della giornata successiva che dovrebbe iniziare a breve. Allora, la pioggia è iniziata come poca e si è trasformata in un nubifragio. Le strade si sono lavate. Effetti: acquistare consumabile è proibito durante questo evento. Il prezzo del legno è più alto. I prezzi degli ordini sono più alti. I clienti arrivano meno spesso. I cacciatori e i mercanti vengono meno spesso. Ok. Figo, ma è bello, fatto bene. Mi ispira molto, vedete che siamo in estate adesso, quindi non capisco l'ora, numero di giorni passati, qua abbiamo un tasto che non è pronto, qui sono tutte le fazioni, questo abbiamo anche il journal con niente dentro. Siamo completamente pronti, quindi andiamo, apriamo la bottega e andiamo un pochino a lavorare, intanto sto accelerando il tempo, ma posso prendere un prestito? Te lo riporterò in poco tempo. Vuole 12 monete in prestito? Vabbè, va bene, ti faccio il lavoro a credito, va. Tanto accetto anche il lavoro di quello lì. Facciamo uno prima. Vediamo se riesco. Ok, fai. Minchia, quanta gente! Vai, fagli anche l'ordine all'altro. No, non me lo fa. Perché ho finito i lingotti? Sì, è vero, ho finito i lingotti. Mannaggia, è andato via incazzolato nero. Ma non abbiamo i lingotti pronti, mi spiace, ragazzi. Voi due siete sacrificabili perché non ho lingotti, quindi. Ok, le accetto l'ordine. Via. Facciamolo. No, non ti faccio più niente a credito. Oh, questo vuole 4 lingotti, ma non li ho. Quindi devo assolutamente assumere qualcuno che mi faccia lingotti perché. Dobbiamo sacrificare un po' di clienti. È dura lavorare nella foggia da solo. Il capo villaggio ha inviato 3 giovani uomini che potrebbero diventare i tuoi apprendisti. Ok, vengono dalla guascogna. Il mio nome è Teris, Master Blacksmith. Monti Lockhart Trickster e Anaska. Ok, il mio nome è Monti. Ho sempre voluto diventare apprendista per anni. Ok, e questo è Stone, vincitore di tutti i combattimenti nel contesto del wrestling. Ok, chi vuoi far diventare? Io prendo Monti perché mi. Vediamo un po'. La relazione con la Francia diventa peggiore di 10 punti. La relazione con l'Inghilterra diventa peggiore di 10 punti. La relazione con i banditi aumenta di 15. Direi di no. No, prendo l'Inghilterra che diventa peggio e con la Francia migliora, prendo Teris, sì. Ok, ti fidi di me, maestro, non ti deluderò. Ok, ha bisogno di una stanza dove puoi riposare dopo il lavoro duro. Butta un occhio al livello di fatica e pagagli il salario in tempo. Il tuo apprendista migliorerà tutte le sue skill, ma il martello Ma il martello e l'incudine rimarranno la sua passione. Vabbè. E ora accetta e completa 5 ordini. Sì. Va bene. Ah, questo è l'uomo delle tasse. La Francia domanda di pagare 12 monete come tasse. Qual è la tua decisione? Posso posticiparlo? Chiedo un giorno di posticipo. Ok, Ciccio, dove sei? Teris. Ok, Teris, potresti forgiarmi un po' di lingotti? Allora, tu vai e accetta gli ordini. Lì. Tu, Teris, invece vai alla forgia e fai lingotti costantemente. Non abbiamo la stanza per lui, ma quello ci penseremo. Tu continua a produrmi lingotti, ti prego. E poi vai giù e scavi. Appena hai finito di fare lingotti, scavi. Teris, vai giù e scava. Arrivederci. Vai. Mi servirebbe un terzo che mi ottimizzi il lavoro, ma va bene.
Va bene. Sì, glielo faccio subito. Perfetto. Send. Sono un babbano perché non dovevo farlo. Dovevo mandare Teris a servire. Ok, vado io a fare il resto. Dai, vado giù io. Allora, intanto si è iscritto qualcuno mentre sto registrando. Comunque, Teris, vai lì e servi i clienti. Io invece vado avanti a fare il resto. Dai, è tranquillo. Dobbiamo far così, facciamo così. Non abbiamo abbastanza lingotti però, quindi ho bruciato un po' gli ordini. Vabbè, allora tu accetta e fai l'ordine. Bravo. Poi chiudo. Ok, perfetto, bravo. Ne ha fatto uno. Lui non può, però potrebbe smeltarmi un po' di lingotti. Acceleriamo un po' il tempo, così almeno acceleriamo un po' la cosa. Smelta. Perché poi selezionandolo, ognuno va sulla sua scheda. Quindi... come si lavora in sinergia qui. Ottimo, dai. 10 lingotti, possiamo fare 5 ordini. No, dai, riapriamo. Continuiamo con questa sinergia. Ok, rallenta, accetta, tu vai lì e lavora e fai gli ordini. Ok, dai. Ok, poi glielo facciamo subito. Sono subito da lei. Ok, 3 ordini, adesso facciamo il quarto. 4, perfetto, te la facciamo subito la catena. Guardi come il mio apprendista adesso la serve. Più alta è la tua prestigio della tua forgia, più appeal e attiri clienti ricchi, insomma, eccola qua. Aumentando il prestigio della forgia, aggiornando l'edificio, puoi attrarre sacchi di denaro, insomma. E aumenta il tuo storage massimo. Il prestigio è aumentato quando completi ordini, ma c'è un limite. Aggiornando le decorazioni della casa, aumenti il tuo limite di prestigio, quindi diventa una sorta di status symbol. Con un edificio come questo puoi solo aspettarti, poveracci, insomma. Per aggiornare un construction e seleziona stall upgrade. Chiudo, mi spiace. Allora vediamo un po', stall upgrade, questo richiede livello 20, ma scusa. Devo vendere devo arrivare al 20. No, ma certo, no, adesso le smelto io due cose. Farà errori se non è ben nutrito. Potrebbero ammalarsi, morire, insomma, di fame. Per cucinare il cibo hai bisogno di avere abbastanza provviste in magazzino. Possono essere acquistate dal trader. Perfetto. Ok. Beh, ma lui ancora non ha abbastanza... Non ha fame. Noi siamo noi che abbiamo fame. Quindi noi adesso andiamo a mangiare. Lui intanto è lì che lavora. Vediamo se c'è ancora qualcuno che ha bisogno, così finiamo l'ultimo ordine. Perfetto, ti faccio quello. Tu vai e fagli l'ordine, va. Tanto vediamo che dovrebbe... Cosa sta facendo? Hai sentito le brutte notizie? Gli inglesi stanno pianificando un altro assalto. Molte delle città sono già state prese... Va bene, ok, vabbè, andiamo avanti. Va. Aumenta il prestigio a livello... Ok, dai, ti faccio anche questo. Nessun dei tuoi lavoratori conosce la tecnologia richiesta per fare quest'ordine. No, non accetto perché non la so fare, vedete che... No. Mi ha maledetto, ma va bene. Non la so fare! Allora, fammi vedere una cosa, se lui ha mangiato... No, non ha mangiato una ceppa, ma... Scusami, tu, non puoi andare a mangiare, eh? Tu intanto accetta questo e faglielo. Avevi finito i lingotti però. Mannaggia la pupazza. Ok, dai, faglielo adesso. Prima che scada il tempo. Abbiamo perso prestigio. Vai, faglielo. No. Fagli chiodi.
Ok, abbiamo riguadagnato prestigio. Va bene, ragazzi, allora siamo andati abbastanza lunghi col video perché il gioco è senz'altro intrigante. Quindi non ho lingotti, quindi non posso accettare. Il personaggio ha raggiunto un nuovo tratto. Può ricevere negativi e positivi tratti. Ok, si comporta in determinati modi. Va bene, no, ascolta, chiuso, 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 chiuso. Chiuso, fai i lingotti. Devo capire come far mangiare Arthur. Ah, Arthur ha mangiato, lui no. Quindi, vabbè, adesso lo faccio un po' lavorare ancora. Dobbiamo raggiungere il livello 20 e poi si potrà aggiornare la nostra fucina, insomma. Quindi vediamo. Ok. Vediamo se mangia in automatico, andando al tavolo. No. Andiamo qua. Non c'è cibo per cucinare. Ah, ok, dobbiamo ordinarlo. Beh, abbiamo fatto un po' di soldi, quindi magari possiamo andare. Ah, no, non va perché. Vabbè, non va perché. Non c'è. Ci sono le strade bagnate. Devo acquistare della furniture nuova. E quindi voglio comprare un letto da mettere qui, dove posso dormire io. No. Scusate, lo posso mettere di là? Cortesemente? Un letto, voglio mettere un letto qui. Ma perché? Mi mette la porta? Devo fare una stanza nuova. Furnish the room. Ah no, ok. No, devo fare una nuova stanza. Non voglio fare. Mi costa 100, mi costa troppo, no. Non posso fare un letto. Scusami, ma se lo metto qui? Posso mettere un letto qui? No. Niente. Dovremmo alternarci a dormire. Perché al momento non sono stato lungimirante. Quindi sta andando un po' tutto in vacca. Questo, ragazzi, era Anvil Saga. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se il gioco vi piace, insomma, e se non vedete l'ora che esca, vi ricordo che è attualmente disponibile la demo su Steam, se lo volete provare. Ragazzi, un saluto, alla prossima e ciao ciao!